scusate, quello scemo ha fermato. Sorprendente, un fiore è riuscito a crescere in una grotta sotto la superficie innevata. Di sicuro fa più caldo qui sotto che in superficie. Ehi, Pikmin, sono irrequieti, vogliono buttarsi dentro al fiore per morire. Perché quello lì è un fiore che kingora il kingoro. Interessante. Tieni, ok, continua a filmare. E non usare stoppare per nessuno qui. No, figurati. Clic! Vaffanculo. Il fiore si dimena. Possibile che quando si rilancia giusti il fiore si chiuda? Forse. Ora. Morite, Pikmin! No, sono gli interessi di Viola. Sono viola. Li devi raccogliere, però. No. Sai che non l'avrei mai detto. Un Pikmin grassone che si è fatto la tinta! Bello. Però vale 10 Pikmin. Vabbè. È potente. Straordinario, un Pikmin viola! Ma hai capelli! È vero, i capelli, non corto che avete i Oh, capelli. mamma mia. Ed è starchiato! Ha un aspetto robusto e pesante! E vale 10 Pikmin! Se lo vendiamo ci guadagniamo un mucchio! Nel tuo resoconto, Olimar, non si parlava di questi Pikmin! Deve essere un tipo nuovo, oppure semplicemente mentre in 30 giorni non li ho visti, no? Trasformare Pikmin gettandoli in mezzo ai fiori! Interessante, magari ce ne sono altri! Direi proprio di sì. Sì, i bianchi. Oh, scusate, mi ha rovinato la sorpresa. Non me ne frega niente di avermi rovinato la sorpresa. Ci godo un mucchio invece. Ok, questo qua è un tipo un po' strano. Un Pikmin rosso. Ma. Perché io mi sono perso? Ecco, perché? Perché sei un kingoro tu. No. Invece sei Eh un no. kingoro, tutti sono dei kingoro. Dovresti aiutare quei Pikmin con i Pikmin viola. Lo so. Adesso forse avranno abbastanza forza. Non ancora. No. No. Forse quelli lì devono diventare viola. Se ci riesci, eh. Sbrigatevi. E ce l'hanno fatta. Non ancora. Manca un po' di forza. In realtà potevamo farcela benissimo, solo che volevamo metterceli tutti. Ecco. Siete troppo lenti! Il solito esagerato. Non sono un esagerato, sono un No. Ah. È ti aiuto uguale. anch'io! Certo. Spingendo contro mano. Bene. Contromano. Visto che lì è senso unico, eh. Sì, lì è senso Certo. Vabbè. unico. Ti aiuto A questo io. punto il nome del codice, la strada E non adesso servono nemmeno i toccavoli. siamo arrivati! Oppure no? Mm. Che stanno, fa un po' di fatica a salire. Problemi tecnici. Voi non riprendete di come ho fatto io volevo semplicemente guardare uno scherzo. Lo so, sono scemo. Stavolta me la potevo anche risparmiare. Raffi, ti sarei grato se togliessi la tua testa. Ok. Quale testa, visto che io sono Niente, per sbaglio ho un messo il dito davanti alla fotocamera. Ecco perché non si vede il mappamondo. Vediamo quanto vale il mappamondo. No, il mappamondo! 200 euro! Passate zitti, tornatevene al vostro di Voltron, va! Scusate, ma quanto un grande sferico vale più di un tappo di bottiglia? Vale due tappi di bottiglia! Ma all'interno di questa sfera c'è una sorta di microchip! Recupero dati in corso! Puoi fare solo un appunto? No! Perabibi, E basta, e basta! Errore! Errore! Alcuni dati non sono stati decifrati. Ah, ho recuperato nuove cartine geografiche. No! Scusa,
Sì. Nel video prima faceva una voce, adesso fa una voce prima, 3 secondi di voce una voce, e adesso fa una voce normalissima. Questo sembra un bolognese. È un mutante, cambia russo. Esatto. Cioè, dalla russa bolognese, capita che trasformazione. Mamma mia. E allora l'hai trasferito, ti facciamo un altro. Lo inserirò nel mio database planetario con il nome di Mappasfera. Incredibile, che nome lungo. Premi più per contattarmi e vai a kit di esplorazione dal schermo radar premendo destro a sinistra. Tagliata come spiegazione. Con questi dati alla mano convinceremo a esplorare il nuovo territorio del Kingoro. Bello. Siete contenti, vedi? No. Guardate, c'è l'Italia, non si vede, però c'è l'Italia. Si vede meglio la Libia che l'Italia. Eh beh. Anche perché la Libia è molto più grande. Sbrigatevi stupidi, i dei piccoli. Cosa ci fate di nuovo qui? Non sto facendo niente stavolta. Un coglione. Un coglione. È scritto pienile, ignorante. Ho detto male. Hai ragione. Io sempre. Bisogna mai qualcuno. No, figurati. Meteorite. Meteorite, eh? Oddio, che schifo. Un geyser. Si è spiaciuto. Non si leverà mai più. Ora, spara. Olè. Cos'ho una spada massa? Ecco dei Pikmin viola. Io riesco dal terreno. Dai, dobbiamo fare la seconda parte di Wolfram. C'è altri Pikmin viola, ma ragazzi, non dovrebbe essere la testa. No. Sì, è perché se ne prego. Ancora due tacchi. Anche il getto d'acqua scampo a zitto, ma che fate fare il vostro? Sorprendente! Alti, almeno tu. Il ghiaccio d'acqua di questo geyser ha una forza incredibile. Il ghiaccio d'acqua. I sensori indicano che è così forte da poter rilanciare in aria. Avvicinati e premi F, che così sei è troppo caldo e muori. Yeah. No, lì è leggermente spostata a destra. Arriverebbe lì. Sì. Il geyser. Prendiamo i Pikmin e ci lanciamo. Yeah. Yeah. Guarda, sul soffitto si schiantano e muoiono. Ah, sì. Finalmente. Caverna, completateci. Yeah. Lo stintore tesoro e poi due coletti. E non c'era neanche un boss. Quella lì era... Ma sta zitto, che non sanno che ci sono dei boss. O l'avevo già detto. Proviamo per la trasmissione per lanciare il nostro prossimo video, è morto. Siete ritornati con successo. Ancora in ufficio. È morto. Davvero un ottimo lavoro, ragazzi. Come ragazzi. Ma siamo facili. Mica siamo qua a festeggiare il buon esito della spedizione sotterranea. Sì. Avete raccolto un'enorme quantità di dati che devono essere approfonditi e registrati. Oh yeah. No. Prego. Devo passare anch'io. È perché se no mi deve fare via le flecce. Ora andatemene tutti via, 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 via. Marco? Via, vado, vai via. Grazie. Basta! Andate via! Ok. Vabbè. Ma. Ok, possiamo trovare il Voltron. Dopo 3 ore. Questa sera manderò un resoconto al presidente con i dettagli della missione.
Vai via anche tu. No, dai, tu puoi restare. Giusto perché sei uno scemo. È mio padre. Okay. Oh, ma è lui! Oh, padre mio, visto che domani esplorerete una nuova area, però si può bastare! Ok. Cosa? Volete continuare? Perché stiamo facendo delle guide dei videogiochi. Inaccettabile! Forse non ve ne siete accorti, ma siete pazzi! Siete ragazzi, siete pazzi! Un gatto. Dovreste riposarvi, tanto avete tutto il tempo per cogliere il tesoro che vi serve. Allora, pa. Scusa, ci hai dato il permesso di fare il video? Aspettiamo. Vai a dire a loro. Aspettiamo. La fretta che stiva consigliera. Quindi